Ugo e Peppe, sì. Vezzania, io sempre dimentico il nome. Vezzania è un po' difficile per me. Dopo 2 giorni noi siamo tutti, Amani è stata con noi 2 giorni, ci ha fatto un po' di tutto il lavoro, ci ha tutto e assolutamente i giornali e i giornali sono molto esagerati, abbiamo girato senza mai avere un problema. Siamo usciti la sera da soli senza mai avere un problema, è assolutamente tranquillissimo ed è tutto molto molto esagerato. Quindi grazie a Mani perché hai veramente fatto delle cose bellissime. Prego. Quale data siamo? Oggi è 11 agosto 2013. E dove avete fatto le cene ieri? Felfala, esattamente, Felfala. Da soli siete andati e tornati? Siamo andati, abbiamo fatto anche una bella passeggiata in downtown mentre la gente festeggiava la festa. La festa piccola, la festa dopo Ramadan. La festa dopo il Ramadan, erano tutti molto felici per le strade, erano con la famiglia, con i bambini e festeggiavano e non c'era assolutamente nessun tipo di pericolo. Ok, Ugo. Beh, in aggiunta a quello che ha detto Vezzania vorrei ricordare quanto il popolo egiziano sia carino, sia accoglievole, accogliente e ti faccia sentire a tuo agio. Sono partito con tante titubanze, anzi non volevo proprio partire perché avevo paura per quello che avevo letto nei telegiornali, nei sui giornali. E invece dall'arrivo ad oggi è stato tutto un rilassarci perché sostanzialmente si gira tranquillamente, non c'è nessun problema, ci sono i manifestanti, ma manifestano come fanno tutti i manifestanti in tutto il mondo. Siamo passati oggi vicino a qualcuno, ma non erano accanto, siamo passati accanto e ci hanno ignorato, stavano lì, manifestavano con i cartelli, nulla di aggressivo, così come non ci sono aggressioni o da parte dell'esercito che era oggi quando siamo andati al museo egizio tutto intorno al museo, ma erano rilassati, tranquilli. Sono delle postazioni come ce l'abbiamo anche a Roma, per esempio. A Via Veneto è molto più controllata, ci sono più poliziotti, più esercito, sono più abituati. Ancora grazie. Quindi grazie e torneremo sai, non se ne vale la pena. Grazie a voi, grazie a voi. Ricordate il nome dell'agenzia? Dimenticato? Ah, Maestro Online Travel. Ok. E bell'albergo dove siete? Bellissimo. Bellissimo, sì? Bellissimo. Allora. Finito.